Il motore ronzava. Fuori il mondo era una tela di nuvole. Dentro il piccolo aereo, Doug White, un padre in vacanza con la famiglia, sentì il primo fremito di inquietudine. Il pilota, un uomo esperto, era accasciato sul sedile. I suoi occhi erano vuoti, il viso cinereo. Un attacco di cuore, a mezz'aria. Il cuore di Doug batteva forte nel petto, un ritmo frenetico contro le sue costole. La paura minacciava di consumarlo, ma un istinto più forte si levò in lui. Il bisogno feroce e incrollabile di proteggere la sua famiglia. Sua moglie, i suoi figli, le loro vite dipendevano da lui ora. Non aveva mai pilotato un aereo prima d'ora. Ma in quel momento, da batticuore, con il destino della sua famiglia in bilico, Doug White sapeva di non avere scelta. Doveva diventare il loro pilota. Doug White non era estraneo al cielo. L'amore per l'aviazione aveva messo radici nel suo cuore fin dalla tenera età, nutrito dai sogni d'infanzia e dal fascino per l'illimitata libertà del volo. Divorava libri sugli aeroplani. La sua immaginazione si librava in aria insieme ai piloti delle storie. Desiderava ardentemente di vedere il mondo dall'alto, di sentire il vento sul viso mentre navigava la vasta distesa azzurra. La vita, però, lo aveva portato su un'altra strada. Era diventato un marito devoto, un padre amorevole, un uomo d'affari dedito al lavoro. Ma il fascino del cielo non si era mai spento. Aveva coltivato la sua passione prendendo lezioni di volo. Ogni ora registrata era una testimonianza del suo incrollabile desiderio di conquistare i cieli. Non sapeva che questa passione, questa nostalgia del cielo, un giorno sarebbe diventata la ancora di salvezza della sua famiglia. La vacanza era stata idilliaca. Le risate riempivano il piccolo aereo mentre sorvolava paesaggi pittoreschi. Doug, sua moglie e i loro figli stavano tornando da un viaggio memorabile, con il cuore pieno di gioia. Poi, in un battito di ciglia, tutto cambiò. Il respiro affannoso del pilota, l'allarmante pallore della sua pelle, il silenzio che riempiva la cabina di pilotaggio, era una scena strappata a un incubo. Il panico minacciava di inghiottire Doug, ma lui lo respinse. Sua moglie e i suoi figli lo guardavano, con gli occhi spalancati dalla paura, cercando rassicurazione sul suo volto. Si sforzò di apparire calmo, anche se non lo era. La sua voce, un mormorio costante, mentre diceva loro che sarebbe andato tutto bene. Allungò la mano verso la radio, con la mano leggermente tremante. Mayday, Mayday. La sua voce, tesa dalla tensione, crepitava nell'etere. Qui November 15 Romeo. Abbiamo un'emergenza a bordo. Il nostro pilota è inabile. La risposta fu quasi immediata. Una voce calma e ferma, un faro di speranza nella tempesta di paura, riempì le cuffie. Era il controllo del traffico aereo. Le loro voci assumevano l'urgenza della situazione, pur rimanendo una presenza rassicurante nel caos. Diventarono la ancora di salvezza di Doug, le sue guide attraverso l'ignoto e insidioso. Istruzioni, passo dopo passo, chiare e concise, riempivano la cabina di pilotaggio. Lo guidarono tra gli strumenti, le loro voci una presenza rassicurante nella complessità opprimente della cabina di pilotaggio. Diventarono i suoi copiloti, la loro competenza guidava ogni sua mossa. «Mantenete la quota», gli dissero. «Tieni le ali dritte, ti guideremo noi in questa situazione».
Le loro parole erano una ancora di salvezza, ogni istruzione un passo più vicino alla salvezza. Il mondo, fuori dai finestrini della cabina di pilotaggio, si trasformò in un caleidoscopio vorticoso di blu e verde. Doug lottava contro la nausea crescente, l'impulso irresistibile di cedere al panico. Le sue mani, viscide di sudore, stringevano i comandi. Sentiva il peso delle vite della sua famiglia nelle sue mani, l'enormità della situazione che lo opprimeva. I controllori del traffico aereo continuarono a guidarlo, le loro voci una forza calmante nel vortice dei suoi pensieri. Lo guidarono in ogni procedura, in ogni regolazione, le loro istruzioni, la sua ancora di salvezza. Seguì le loro indicazioni con incrollabile concentrazione, la sua determinazione alimentata dai volti dei suoi cari. Ogni manovra riuscita, ogni ostacolo superato, rafforzava la sua determinazione. Avrebbe fatto atterrare quell'aereo. Doveva farlo. La pista apparve in lontananza, una stretta striscia grigia in un mare di verde. Il cuore di Doug batteva forte nel petto, un tamburo di speranza e terrore. Lottò per mantenere la mano ferma, per seguire con precisione le istruzioni del controllore del traffico aereo. L'aereo scese, le ali si inclinarono mentre si inclinava per l'avvicinamento finale. Le ruote baciarono l'asfalto. Il suono, una sinfonia per le orecchie di Doug. L'aereo sussultò rallentando, fermandosi finalmente. Il sollievo, travolgente e assoluto, invase Doug. Ce l'aveva fatta. Aveva fatto atterrare l'aereo, salvando la sua famiglia e se stesso. Le lacrime gli salirono agli occhi mentre guardava sua moglie e i suoi figli, i loro volti segnati dal sollievo e dalla gratitudine. I mezzi di soccorso circondarono l'aereo, le loro luci lampeggiavano nella luce che si affievoliva. I paramedici si precipitarono ad assistere il pilota, mentre Doug e la sua famiglia uscivano dall'aereo, le gambe tremanti, ma lo spirito alle stelle. Mentre si abbracciavano, la portata di ciò che avevano appena vissuto li travolse. Doug alzò lo sguardo al cielo, ora un arazzo di sfumature arancioni e viola. Sussurrò una preghiera di ringraziamento, il suo cuore traboccante di gratitudine per i controllori del traffico aereo che lo avevano guidato attraverso quella dura prova. Si rese conto che le loro voci calme, il loro incrollabile sostegno, erano stati il vento sotto le sue ali, la forza che gli aveva permesso di realizzare l'impossibile. La storia di Doug White è una testimonianza dello spirito indomabile che risiede in ognuno di noi. È un monito che anche di fronte a paure e avversità inimmaginabili, il coraggio può fiorire e la speranza può spiccare il volo. Mette in luce le imprese straordinarie di cui sono capaci le persone comuni quando sono spinte dall'amore e dalla ferrea determinazione di proteggere chi amano. La sua storia sottolinea anche il ruolo fondamentale che il lavoro di squadra svolge nel superare le sfide. La calma professionalità dei controllori del traffico aereo, la loro capacità di guidare Doug attraverso la complessità del pilotaggio di un aereo, sono stati determinanti per garantire un atterraggio sicuro. Le loro voci, un faro di speranza nel caos, hanno esemplificato il potere della connessione umana e della collaborazione, dimostrando che anche nelle circostanze più terribili non siamo soli. L'atto eroico di Doug White è di ispirazione per tutti noi. La sua storia ci ricorda che dentro ognuno di noi si cela un serbatoio di forza di cui potremmo non essere nemmeno consapevoli,
Una riserva di coraggio che può emergere quando ne abbiamo più bisogno. Ci incoraggia ad affrontare le nostre paure, a spingerci oltre i nostri limiti percepiti e a credere nel potere dello spirito umano di superare ostacoli apparentemente insormontabili. La sua storia è un faro di speranza, una testimonianza delle imprese straordinarie di cui sono capaci le persone comuni quando sono spinte dall'amore, dal coraggio e dall'incrollabile fiducia nella possibilità di un domani migliore. È un'eredità.